una riforma della sanità tutta da riscrivere, ma non solo. Si è espresso con molta chiarezza il consigliere regionale di Forza Italia Rodolfo Ziberna, ospite stamane a Sveglia Trieste, che ha spiegato le finalità di 3 referendum abrogativi di altrettante leggi regionali che saranno promossi dal centrodestra a partire da gennaio. Il fatto che questa sia una legge da smontare completamente, oltre che Forza Italia e centrodestra, lo dicono i medici ospedalieri, i medici di base, infermieri. Il risultato della giunta Saracchiani non ci interessa niente. Hai parlato, hai avuto il tuo minuto di celebrità, ma noi tiriamo avanti. Cioè non ci interessa letteralmente nulla del parere di chi usa la sanità. E orientativamente fine gennaio, primi di febbraio dovremo cominciare l'iter e poi nel momento in cui si deciderà perciò l'ammissibilità o meno del quesito referendario, la competenza che ha la regione, eccetera, eccetera. Da quel momento ci saranno alcuni mesi di tempo per raccogliere 15.000 firme che faremo insieme a tutte le forze della coalizione, naturalmente su tutto il territorio regionale. Un'altra raccolta di firme contestualmente verrà fatta per abrogare la legge 26 dello scorso anno, la cosiddetta riforma degli enti locali, che ha visto ben 80 comuni, cioè il 30%, più del 30% dei comuni della nostra regione non allineati con questa giunta regionale e con questa giunta che ha minacciato di applicare appunto il bastone nei loro confronti per commissariare, una cosa che non si è mai vista nella storia democratica delle istituzioni, non della nostra regione ma del nostro paese. E la terza legge che intendiamo, di cui intendiamo proporre la abrogazione, è la recente legge regionale sull'immigrazione, perché destina sì risorse, strumenti, opportunità a tutti coloro che sono immigrati, ma si guarda bene da fare altrettanto quando si parla di giovani, quando si parla di disoccupati, quando si parla di anziani.